integrale tra 0 e più infinito del logaritmo di x fratto x quadro più 1 tutto grado al quadrato. No, senza qua. Partiamo, vogliamo risolvere questo integrale con tecniche, dell'analisi complessa. Allora, chi è il logaritmo? Vi ricordate? La funzione esponenziale a campo complesso, la funzione esponenziale non è invertibile, ma se consideriamo la restrizione della funzione esponenziale a una banda di altezza 2π greco, questa è invertibile. Cosa abbiamo considerato? Abbiamo considerato la banda che va tra meno π greco e π greco. Abbiamo considerato la funzione esponenziale ristretta alla banda che va tra meno π greco e π greco. Non qua. Tra meno π greco e π greco, abbiamo chiamata l'inversa della funzione logaritmo principale. Poi abbiamo traslato queste bande, abbiamo introdotto gli altri logaritmi. Però nessuno ci vieta di prendere un'altra banda di ampiezza, di altezza 2π greco. D'accordo? Quindi consideriamo, ragazzi, la funzione esponenziale, xp. La restrizione di questa funzione, allora, all'insieme parentesi graffa z uguale x più y, tale che x appartiene ad n, poi meno π greco mezzi minore di y minore uguale di 3π greco mezzi. Questa funzione, la restrizione dell'esponenziale a questa banda è una funzione invertibile, d'accordo? Questa applicazione, chiamiamo questo insieme, chiamiamolo S, di S di ci sta, è invertibile. D'accordo? Comunque prendete una banda di altezza 2π greco, la funzione esponenziale su tale banda, l'applicazione va a questa banda in C sta l'applicazione iniettiva e suriettiva e quindi è invertibile. Allora consideriamo come logaritmo adesso l'inversa di questa funzione. Poi la lasciamo così. Indichiamo con log L minuscolo. La funzione inversa di AXP ristretto ad S. Da ci sta questo qui in log vada ci sta in S. Quando lo definivamo il logaritmo principale
dove andare la presa principale? Definito in C-star e ha valori nella banda 0 uguale x più y, guardate che x appartiene ad R e y tra meno pi greco e maggiore di meno pi greco e minore uguale di pi greco. E la funzione logaritmo era la logaritmo principale, l'inversa della restrizione. Questo è pi greco, questo è meno pi greco. Allora, noi consideriamo la restrizione dell'esponenziale a questa banda. Questa è la funzione invertibile che va da questa banda in C star. L'inversa abbiamo chiamato il logaritmo principale, che andava da C star su questa banda. Dove questa definita su C star? Dove era continua e anche derivabile, ricordate? In tutto il piano complesso, esclusa la semiretta uscente. Esclusa questa semiretta, la semiretta uscente all'origine, la semiretta negativa uscente all'origine della X. Ricordate questo fatto? Ragazzi, invece in questo caso, se fate tutti i punti, vedete che questa funzione è definita in C star, ha valori in S ed è derivabile, quindi continua, su tutto il piano complesso, esclusa la semiretta negativa uscente dall'origine dell'asse di x, escluso questa semiretta, devo togliere questa semiretta, d'accordo? Questa è la cancelliamo questa. Quindi possiamo scrivere che log è derivabile analitica in C star meno z uguale x più y appartenente a C, tale che x è uguale a 0, piccolo, e y minore. D'accordo? Quindi questa è la funzione logaritmo che è analitica in tutto il piano complesso, escluso l'origine, a cui abbiamo tolto la semiretta uscente dall'origine, la semiretta dell'asse y negativo uscente dall'origine, d'accordo? Va bene. Ora ragazzi, noi cosa vogliamo fare? Vogliamo, diciamo, l'integrale, dove indichiamo la curva? Al posto di logaritmo x mettiamo il logaritmo di z fratto z quadro più al quadrato in dz. Allora, dove è il dominio dove stiamo integrando? Allora, siccome al solito prendiamo l'intervallo meno R d'accordo? Che ci va a mettere sul segmento meno R. Poi cosa facciamo? Questa funzione è il punto z non definito, quello vedete, quindi dobbiamo toglierci questo punto. Non vogliamo però che questa singolare della funzione, non vogliamo che questa singolarità sia sul nostro segmento, quindi dobbiamo aggirare questa singolarità.
ho diventato meno r piccolo, r piccolo. Allora, quel caso ricordate, seno di e alla z fratto z, cioè una singolarità in zero, noi non vogliamo che la nostra singolarità deve cadere all'interno, all'esterno della curva, non deve cadere sulla frontiera della sulla curva. Quindi dobbiamo aggirare la nostra singolarità, d'accordo? E poi completiamo questo con questo altro. Ragazzi, perché non ho scelto il logaritmo principale, ho scelto questo logaritmo? Perché se avessi scelto il logaritmo principale, su questa semiretta non era definita. Quindi dobbiamo fare questo discorso. Mentre questo logaritmo è definito su questa semiretta. Non mi interessa niente questo fatto qua. Come stavo su questo logaritmo? D'accordo? Per questo ho scelto questo tipo di logaritmo, non ho scelto il logaritmo principale. Vabbè. Allora, l'ultima cosa che ricordiamo è la definizione del logaritmo. Che è il logaritmo? Il logaritmo, due punti, a z appartenente a z, ci possiamo scrivere in coordinate polari, no? Possiamo scrivere come aperta quadra il modulo di z, piccolo, l'argomento a minuscolo z. Ragazzi, dove con l'argomento di z sto prendendo l'angolo compreso tra, in questo caso, tra meno pi greco mezzi e 3 pi greco mezzi, associa il logaritmo del modulo di z più i l'argomento di z, d'accordo? Allora, con l'argomento di z, faccio qua l'argomento di z, a 2z, appartiene all'intervallo meno pi greco mezzi, 3 pi greco mezzi. Però deve essere aperto a sinistra. In modo tale che vada a finire quando z appartiene a appartenente a Cistano. Tale che quando z appartiene a Cistano, lo vedete in modo di z, di argomento z cade proprio in S, d'accordo? Quindi questa è la domanda che sto prendendo, la domanda di z appartiene a meno pi greco mezzi, 3 pi greco mezzi, non sto prendendo l'argomento principale di z, d'accordo? Va bene ragazzi, questa curva la indichiamo con gamma r grande r piccolo, questa qua la indichiamo con gamma minuscolo r grande, questa gamma minuscolo r piccolo. D'accordo? Ma se c'è tutto questo, le premesse, d'accordo, cancelliamo tutto e lasciamo portare la definizione del logaritmo. Tutto questo lo cancellare. Ma anche l'insieme. Sì. Ragazzi, facciamo il nostro solito procedimento. Da un lato calcoliamo questo integrale su gamma r grande e r piccolo. Da un lato calcoliamo questo integrale lungo la curva, spezzandocelo sui vari tratti. Dall'altro lato ce lo calcoliamo applicando il teorema dei residui. Questo è uguale. Ma per il teorema dei residui, ragazzi, chi sono le singolarità di questa funzione che cadono all'interno della curva? La visione sembra di questa funzione. Che cade all'interno di questa curva. Allora, soltanto z quadro più 1 uguale a 0, quindi z uguale a più o meno i. Perché ragazzi, il logaritmo, la singolarità del logaritmo l'abbiamo eliminato, perché la singolarità del logaritmo sta su questo semiretto, l'abbiamo eliminato. Questa z quadro più 1 uguale a 0, quindi z uguale a più o meno i, quindi sono soltanto z meno i, sta qui non ci interessa, soltanto z
uguale a i2. Quindi se r grande è maggiore di 1 ed r piccolo è minore di 1, questo non è altro che due volte, per tenere il signo, guarda, due volte 2 più r con i, il residuo della funzione. Nel punto I, d'accordo? Questo quando è bello, questo vista qui, quando quindi R piccolo è più piccolo di 1 ed R grande è maggiore di 1, perché la distanza tra I e l'origine, d'accordo? Che tipo di singolarità è il punto I per questa funzione? Polo di ordine. Polo di ordine 2. È un polo di ordine 2. Perché questo è il numero delle componenti. In z più i per z meno i, z più al quadrato per z meno i al quadrato. Quindi è un polo di ordine 2. Quindi per applicare il residuo, per calcolare il residuo, applichiamo la formula. Questo è uguale. 2 più greco i. Il limite. Per z che tende a 1 della derivata, ragazzi, 1 fratto n meno 1 fattoriale, quindi n uguale 2, quindi 1 su 1 fattoriale è 1. La derivata è di ordine n meno 1, quindi la derivata è n uguale 2, la derivata del primo ordine, quindi la derivata di su del z di che cosa? La funzione aperta tonda, il logaritmo di z tratto z quadro più 1, z quadro ci conviene scriverlo, guarda, come z più i per z meno i al quadrato, z più i tra parentesi al quadrato per z meno i al quadrato, che moltiplica z meno i sopra, no? Che deve moltiplicare z meno z a 0 alla n, quindi z meno i al quadrato, chiusa parentesi, che è uguale, quindi questo e questo si semplificano, d'accordo? Che è uguale a 2 più greco i, il limite per z che tende a i della derivata, dobbiamo fare la derivata di questa funzione, d'accordo? Quindi viene frazione. Il denominatore viene z più i alla quarta. Al numeratore cosa viene? 1 su z che moltiplica z più i al quadrato. Ragazzi, vedete bene i conti, eh? Meno il logaritmo di z. Che moltiplica 2 volte. D'accordo? Che è uguale. Allora, vediamo qua. Posso semplificare questo. Poi spiegare qui, il limite. Allora, ci deve di dire cosa dobbiamo fare altro di sostituire. Appunto z i, quindi viene 1 su i per 2 i, no? Meno, ragazzi, chi è il logaritmo di i? Devo usare questa formula, il logaritmo di i, quindi il logaritmo del modulo di i, il modulo di i è 1, il logaritmo di 1 è 0 più i per l'argomento di i. Qual è l'argomento di i? Pi greco mezzi, quindi più i meno i pi greco mezzi per 2, tutto diviso, viene 2i al cubo, quindi 2 al cubo è 8, i al cubo è meno i, no? Quindi meno
meno 8 per i, quindi al cubo meno al quadrato per i, d'accordo? È uguale. Quindi cosa viene? 2 e 4 se ne vanno, i e i se ne vanno. Quindi cosa resta? Resta qui 2 pi greco. Qua è soltanto 2 pi greco, d'accordo. Poi meno i pi greco al quadrato diviso meno 4. Guarda ragazzi, abbiamo fatto bene i conti. Ci troviamo questo. Quindi viene giro pi greco mezzi più i. D'accordo? Vi trovate? Adesso calcoliamoci questi integrali, spesiamo questi integrali sui vari pezzi. Allora abbiamo, quando abbiamo spesato sui vari pezzi, ragazzi, cosa otteniamo? Allora facciamo una cosa, ragazzi, forse ci conviene. Possiamo cacciare tutti i vari, copiare tutti questi conti? Possiamo stare avanti. Allora, ci sta sotto 2 pi greco meno i pi greco al quadrato fratto meno 4. Ci ha lanciato tutto questo? Da qui. No, no, io avete lasciato stare. Se R grande è maggiore di 1, R piccolo è minore di 1. Questo è qua. Ragazzi, spezziamo nei vari pezzi. Quindi viene l'integrale tra meno R grande e meno r piccolo. Chi è la parametrizzazione di questo segmento? La parametrizzazione è che a x appartenenti a meno r grande meno r piccolo associa x, cioè il punto x0, x, d'accordo? Quindi giusto questa parametrizzazione, cosa viene? Il logaritmo di x fratto x al quadrato più 1 al quadrato in x. Ragazzi, però aspettiamo un po', chi è il logaritmo di x? Stiamoci attenti, siamo un campo complesso. Chi è il logaritmo di x? Dobbiamo usare, scusate un attimo, dobbiamo usare questa formula per calcolare il logaritmo di x, d'accordo? Chi è il logaritmo di x? È il logaritmo, ragazzi, attenti, questo non è il logaritmo in R di x, perché x è un numero negativo e quindi non ha senso parlare di logaritmo di un numero negativo in R, ma questo è il logaritmo complesso di x. E chi è il logaritmo complesso? Questo qui. Ovviamente il logaritmo del modulo di z. Quindi al posto di x dovete metterci, facciamo la stanza. Questo qua, ragazzi, abbiamo scritto il logaritmo di x, ma questo è il logaritmo complesso inteso in base a questa definizione, non è il logaritmo su R. Quindi usiamo questa definizione per scegliere il logaritmo di x. Cosa devo mettere? Il logaritmo del modulo di z. Nel caso mio z è uguale a x. Quindi chi è il logaritmo del modulo di z? Il logaritmo? Del modulo di x. Quindi devo metterci qui, logaritmo del modulo di x, più i, l'argomento di x.
X sta qui, chi è il suo argomento? No, perché noi stiamo andando da meno più argomenti a tre più argomenti. Quindi qual è l'argomento di questo? Ragazzi, momento, ci ho messo un argomento che vale tra meno più argomenti a tre più argomenti. L'argomento di questo è pi greco. D'accordo? Niente c più i pi greco in dx. Vi trovate? Ragazzi, è chiaro tutto questo fatto? Quindi abbiamo uscito prima questa, quando abbiamo uscito il logaritmo di x, stavamo intendendo il logaritmo complesso di x, è chiaro? Non stavamo intendendo altro, perché non ha senso parlare del logaritmo di un numero negativo. Più, ragazzi, io fa l'integrale su, allora come sta percorrendo questa curva? Con tutte le curve che percorriamo nel verso antiorario, quindi questo è il verso di pertinenza. Con gamma r noi cosa intendiamo? L'arco di circonferenza percorsa nel verso antiorario. In questo momento stiamo percorrendo questo arco di circonferenza nel verso orario, quindi viene meno l'integrale su gamma r di che cosa? Della funzione logaritmo di z fratto z al quadro più 1 al quadrato in dz più l'integrale su questi elementi. Chi la parametrazione di questo elemento? Quindi sta appartenendo a r piccolo e r grande associa x, quindi l'integrale tra r piccolo ed r grande del logaritmo di x fratto x quadro più al quadrato x. Ragazzi, questo chi è? È il logaritmo complesso, però in questo caso coincide con il logaritmo definito sul campo reale, perché x, chi sa il logaritmo di x? Sarebbe il logaritmo del modulo di z, il logaritmo del modulo di x, ma x è positivo, quindi il logaritmo del modulo di x è proprio uguale a x, d'accordo? Poi quanto è l'argomento? Quanto è l'argomento di x? 0, quindi viene il logaritmo di x più i 0, quindi il logaritmo di x, quindi questo è il logaritmo, in questo caso il logaritmo sul campo complesso di x coincide con il logaritmo su 0 più infinito di i, sul logaritmo infinito su 0 più infinito, d'accordo questo fatto? Più l'integrale su gamma p con la r più grande del logaritmo di z tra z al quadrato più al quadrato di z, che è uguale. Allora ragazzi, come al solito qui facciamo il cambiamento di variabile, d'accordo? Facciamo il cambiamento di variabile x uguale meno y, quindi questa è cosa diventa? Scusa, basta scoscire questo logaritmo, scoscire da lassù, dai, logaritmo di 2 punti a z uguale il modulo di z, virgola, l'argomento di z. Associa il logaritmo del modulo di z più i l'argomento di z a parte l'interesse. Riusciamo z a partire, siamo sotto z l'argomento intero, scusa, a partire abbiamo scelto i meno più che mezzi, tre più che mezzi, quindi questo è uguale
Facciamo la sostituzione x uguale meno y, sono d'accordo qui dentro, quindi viene. Questo diventa l'integrale del logaritmo del modulo di meno y più y tra meno y al quadrato e y al quadrato più 1 al quadrato. Poi ragazzi, dx diventa meno dy, quindi mettiamo dx meno fuori dy. Poi, quando x è uguale a meno r grande, y è uguale a r grande. E questo è uguale a r piccolo. D'accordo? Ragazzi, il modulo di meno y, scusa, il modulo di meno y è poi uguale al modulo di y. D'accordo? E adesso dobbiamo andare qua. Ragazzi, guardate una cosa, qua posso togliere il segno meno e scambiare gli estremi di integrazione. Qua ci metto più, qua ci metto r piccolo, r grande. Ragazzi, y dove varia? Tra r piccolo ed r grande, d'accordo? Quindi il modulo di y non è altro che y, perché è positivo y. Quindi se y richiamate x, cosa avete ottenuto qua? Guardate, ottenete l'integrale tra r piccolo e r grande del logaritmo di x fratto x quadro più 1 al quadrato. Qui è la stessa cosa. Vedete? Quindi avete ottenuto è uguale a due volte l'integrale tra r piccolo ed r grande del logaritmo di x fratto x quadro più 1 tutto al quadrato in dx. È chiaro cosa fate ragazzi? Il modulo di y è uguale a y perché y sta tra r piccolo e r grande. Quindi y richiamate x, quindi il logaritmo di x fratto x quadro più 1 al quadrato sta qui e sta qui, quindi due volte questo più i pi greco l'integrale tra r piccolo ed r grande di 1 fratto x quadro più 1 al quadrato quindi x e più questi due meno l'integrale quindi sul gamma r piccolo del logaritmo di z z quadro al quadrato di z. Trovate? No, ragazzi, adesso qual è qualcosa di fa adesso? Si fa tendere r piccolo a 0 ed r grande a più infinito. Guarda un po'. Quando r piccolo tende a 0 ed r grande a più infinito, questa cosa tende? All'integrale tra 0 e più infinito del logaritmo di x quadro più 1 al quadrato di x. È quello che state cercando voi. Questo qui a chi tende, ragazzi? L'integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto x quadro più 1 al quadrato di x. Questa è una funzione sommabile. Quindi è finito questo integrale. Perché lei insomma vedete queste sommabili. D'accordo? E poi ci vai con la parte di disintegrare.
Questi due se ne vanno a zero, questo faccio vedere perché se ne vanno a zero questi due. Questo integrale vanno a zero. Da un lato. L'altro lato di cosa avete? Quello per r piccolo minore di 2, n grande maggiore di 1, questa, è, questa funzione è costante. Uguale 2 pi greco meno i pi greco meno 4 e quindi resta questo. Quando r grande da pi, r piccolo tende a zero. Ragazzi, facciamo vedere che questi due se ne vanno a zero. Quando r grande da pi fine r piccolo tende a zero. Facciamo vedere questo qui. Calcoliamoci il modulo per integrare su gamma r piccolo, r grande, del logaritmo di z fratto z quadro più 1 al quadrato in dz chiusa di chi è più piccolo? Di chi è più uguale? Ragazzi, il modulo dell'integrale di chi è più piccolo? L'integrale della è più piccolo del massimo della funzione sulla curva per la lunghezza della curva, vi ricordate? Quindi questo è più piccolo del massimo, cioè il massimo del modulo della funzione sulla curva per la lunghezza della curva, il massimo del modulo del logaritmo, cioè il modulo di un rapporto con il rapporto di modulo, quindi il logaritmo di z fratto il modulo di z al quadro più 1 al quadrato con z appartenente a gamma r per la lunghezza della curva, e la lunghezza di questa curva chi è? Questa è la semicirconferenza di centro origine del raggio r grande, quindi il pi greco r grande. Allora, vediamo un po'. Questo è più, c'è una cosa. Sì, vale. Il modulo di z quadro più 1 al quadrato è uguale. Ragazzi, il modulo è il quadrato, non è altro che il quadrato del modulo, no? È uguale al modulo di z quadro più 1 al quadrato. Ragazzi, il modulo della somma di chi è più grande, vi ricordate? Il modulo della somma è più piccolo della somma dei moduli, però è più grande del modulo della differenza dei moduli. Ricordate, abbiamo usato questo fatto. Il modulo di A più B è maggiore o uguale del modulo di A meno il modulo di B. Quindi questo è maggiore o uguale del modulo di z quadro meno il modulo di 1 più 1 chiuso modulo al quadrato. Ricordate? Ragazzi, capite che il modulo se sempre il modulo uguale al modulo di 1 più 1 più il modulo, ma vedi che il modulo di A più B è maggiore o uguale al modulo di A meno il modulo. Ricordate, abbiamo dimostrato queste disuguaglianze. Va bene. Il modulo di z quadro non è altro che il modulo di z elevato al quadrato. Questo lo scritto. Il modulo di z al quadrato meno al quadrato. Ragazzi, ma voi dove state? State z dove sta? Su gamma r. Quindi il modulo di z quant'è? Quanto vale? Z sta su questa curva. Quanto è il modulo di z? Che cosa è il modulo di z? Distante questo punto dall'origine. Quando è la distanza di questo punto dall'origine? R grande. Forza. Questo è uguale. Se z appartiene al modulo di r al quadrato meno 1 al quadrato. D'accordo?
più qua. Vabbè, questo è qua. E da qua almeno uno è quadrato. D'accordo? Quindi ragazzi, questo è qua. Quindi ragazzi, tutto questo è maggiore o uguale di questo. Quindi 1 fratto il modulo di z quadro più 1 al quadrato è minore o uguale del modulo di r quadro meno 1 al quadrato. Vi trovate? Passando ai reciproci. Quindi questo è minore o uguale di 1 fratto minore uguale di 1 fratto r quadro meno 1 tutta la parentesi al quadrato. Vi trovate ragazzi questo fatto? Abbiamo mostrato che il modulo di z quadro più 1 al quadrato è maggiore o uguale di questa quantità. Quindi per reciproci, passando reciproci, avete che 1 diviso questo è minore o uguale di 1 diviso questo. D'accordo? Poi cosa ci sta? Il massimo lo avete il modulo di z. Chi è il modulo di z? Z chi è? È il logaritmo. Allora, chi è il logaritmo di z? Il logaritmo di z è il logaritmo del modulo di z più il argomento di z. Il logaritmo di z è questo. Quindi a calcolarci il modulo. Chi è il modulo del numero complesso? Ragazzi, c'è un numero complesso a più il b, chi è il suo modulo? C'è un numero complesso. Il modulo di A più di B. D'accordo? Quindi devo fare il modulo. Chi è il modulo di questo numero complesso? La radice è logaritmo al quadrato del modulo di Z più l'argomento al quadrato di Z. D'accordo? Quindi qua posso scriverci. Il greco perché lo mettiamo qua? Il greco il massimo con z appartenente a gamma r, quindi viene la radice del logaritmo del modulo al quadrato del modulo di z più l'argomento al quadrato, d'accordo? Che è meno uguale pi greco r fratto r quadro meno 1 al quadrato. Ragazzi, allora il logaritmo del modulo di il modulo di z dove sta? Z sta su gamma r, quindi il logaritmo il modulo di z è r, quindi il logaritmo radice quadrata è il logaritmo al quadrato di r più l'argomento di z. Z dove si muove? Su questa curva. Quindi l'argomento che varia tra 0 e pi greco. Quindi l'argomento di z è più piccolo di pi greco. Trovate? Quindi posso ragionare solo più pi greco al quadrato. Pi greco al quadrato. D'accordo? Mi trovate ragazzi? Vabbè ragazzi, questa quantità ne avete questo, quindi questa è più piccola di questa roba qui. E quando r tende a più infinito, questa è cosa tende? Da zero, perché questo è del tipo, no? Qua per esempio potete moltiplicarci il pi greco r fratto r al quadrato meno 1 al quadrato, moltiplicalo per r al cubo e dividi per r al cubo, 1 per 1 su r al cubo,
quindi questo, che questa è una, questa è la donna, poi questo qui poi moltiplica per logaritmo di f e poi mi gradisce del logaritmo quadrato di f più pi al quadrato fratto logaritmo di f. Ragazzi, allora quando r tende a più infinito questa quantità qua se ne va di greco. Parliamo di grado qua, ma lo grado un po' di quarto grado efficiente, perché questo tende a questo su questo, e questo lo descrive come radice del logaritmo al quadrato, qui si tende a 1, questa qua. Quando è perché è infinito. Quando è perché è infinito. Infinito. Vi trovate? In tutto tende a zero per infinito. Quindi adesso gamma L se ne va a zero. Vi trovate, ragazzi? Professore, ma non si vedeva di già da là che tendeva a zero, dicendo che diciamo il grado del denominatore andava più velocemente a zero. Questo. No, vabbè, dico però. D'accordo? Vabbè, quindi l'integrale su questo qua, quando era più fine se ne va a zero. Faccio questo qui adesso, gamma è piccolo. Allora ragazzi, cerchiamo, aspetta, se possiamo dare un po' di questi conti. Voi ricopiate, noi qua cancelliamo e modifichiamo. Questo è metti un R piccolo qui. Qui metti, cioè se non sbaglio metti un R piccolo. Qua sarà la circonferenza, non vedo la circonferenza adesso. È pi greco R piccolo. Ragazzi, tutti questi conti continuano tutti a valere. Qui invece però, se già sta su gamma R piccolo, qua sta R piccolo al quadrato. Vi trovate? Quindi qui sotto c'hai R piccolo. Qui sotto, aspetta adesso, qua c'è il logaritmo di z più l'argomento z. L'argomento di z, quanti adesso? È sempre tra, come si chiama? Qua sta è, ecco, questo è l'elico qui. Questo è l'elico. E qui sarà, questo è l'elico, no? E l'argomento di z è sempre compreso tra 0 e pi greco. D'accordo? E vabbè ragazzi, e questo qua cancello questi codici di fianco. Ragazzi, questo qua quando R tende a 0, questo tende a 1 denominatore, questo tende a 0, però questo tende a più infinito. Però questo è dell'ordine R per il logaritmo di R, per R che tende a 0 e se ne va a 0. Provate. Questo qua solo tende a 1. Quindi avete R, questo è dell'ordine, sarà come logaritmo di R questo. Quindi avete R, logaritmo di R per R che tende a 0, avete 0 per infinito, però se questo se ne va a 0. D'accordo? Quindi anche integrale su gamma R piccolo tende a 0.
Basta lanciare questi codici qua sotto, ragazzi. Scusa, posso lanciare? Aspetta. Copiato, ragazzi. Posso? Cacciamo questi qua qua sotto. Ragazzi, facciamo attendere a questo punto, questo fatto implica quando R grande tende a più e R piccolo tende a 0. Una volta cosa avete? Questa funzione quando R grande più grande di 1 e R piccolo è minore di 1, questa integrale è costante uguale a 2, diciamo, 2 pi greco meno i di greco al quadrato fratto meno 4, d'accordo? Poi questa integrale quando r piccolo tende a 0 è proprio l'integrale che state cercando, quindi due volte è uguale, questo faccio qua, è uguale a 2 l'integrale tra 0 più infinito del logaritmo di x fratto x quadro più 1 al quadrato in dx più i pi greco. Ragazzi, quando r piccola tende a 0, r non tende a più di questo tende all'integrale di 1 fratto x quadro più 1 al quadrato, che è una funzione sommata, quindi è finito questo integrale, quindi tende a l'integrale tra 0, no, che moltiplica l'integrale tra 0 e infinito di 1 fratto x quadro più 1 al quadrato in dx, d'accordo? Questi due invece, questi qua stanno a 0 quando r piccolo tende a 0, era nel primo, questi due tendono a 0, d'accordo? Quindi questo fatto implica che l'integrale tra 0 e più infinito del logaritmo di x fratto x quadro più 1 al quadrato è uguale a 2 pi greco meno i pi greco al quadrato fratto meno 8 meno i pi greco mezzi per l'integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto x quadro più 1 quadrato in dx. Mi trovate, ragazzi? Trovate?
Quindi andiamo a calcolare questi integrali. Quindi posso usare cioè questo. Ragazzi, calcolando a parte questa integrale tra 0 più infinito di 1 fratto x quadro più 1 al quadrato, d'accordo? Allora partiamo dall'integrale di 1 fratto z quadro più 1 al quadrato in dz. Dove andiamo a fare questo, ragazzi? Sempre segmento meno LR, d'accordo? Chi sono le singolarità di questa funzione? Più o meno i, quindi non cade nessuno, nessuna singolarità cade sul segmento, quindi non devo togliere nulla. E poi concludo con questo. Questa è la curva. Gamma R, che sarà? Gamma R. Mettete in traccia. Gamma R. D'accordo? Quindi questo, da un lato, è questo uguale. Questo qua. Per il teorema dei residui, cosa qua? A due pi con i, il residuo della funzione dove? Chi sono le singolarità di questa funzione? Sono più o meno i. Chi cade all'interno? I. E uguale a due pi con i. I che tipo di singolarità è? Polo di ordine 2. Ho polo di ordine 2, quindi mi limite per z che tende a i della derivata rispetto a z per tatomba 1 fratto, questo lo scrivo come z qua z più i per z meno i al quadrato, entrambi al quadrato, che moltiplica z meno i per z meno i al quadrato. Stiamo applicando la forma, quindi questo e questo semplifica, no? Quindi questo è uguale a 2 pi con i il limite per z che tende a i linea di frazione, no, per z di frazione, questo sarebbe z più alla meno 2, quindi è aperta tonda, no, viene meno 2 meno 2 per z più meno 2 meno 1 meno 3, quindi 1 fratto z più i al cubo. Vi trovate? Che è uguale a meno, questo è meno 4 pi con i diviso, questo via z uguale a 2i al cubo, quindi viene 8 i al cubo è meno i, quindi meno i per i, che è uguale, semplificando, questo è
D'accordo? Quindi applicati alle residi, questo viene sui greco mezzi. Tra l'altro sta cancellando questi conti qua, avete copiato? Sta cancellando questi conti qui sotto? Sì. In qua c'è sui greco mezzi, e cancelliamo sotto. Questo è uguale, lo spezzo adesso questo integrale, lo spezzo su questo, integrale su questo elemento e integrale sulla curva, quindi integrale tra meno r ed r di 1 fra x quadro più 1 integrale al quadrato il dx più l'integrale sulla curva gamma piccolo r grande di 1 fra z quadro più 1. Ragazzi, per r che tende a più infinito, questa cosa tende? L'integrale tra meno infinito più infinito di 1 fratto x quadro più 1 al quadrato. D'accordo? Quindi questo qua. Questo tende. Per r tende a più infinito. No, facciamo così. Ragazzi, questo quando è vero? Questa qua, questa è la vera per r è più grande di 1, perché i sta qui, quindi deve essere r più grande di 1. Quindi questo fatto indica per r che tende a più infinito, r tende a più infinito, questo è costante uguale a pi greco mezzi, pi greco mezzi, questo tende all'integrale uguale all'integrale tra meno infinito e più infinito di 1 fratto x quadro più 1 al quadrato in dx. Questo per il lemma del grande cerchio a cosa tende a 0? A 0, perché se moltiplichiamo questa funzione per z, z fratto z al quadro più 1 al quadrato tende a 0, per il lemma del grande cerchio tende a 0. Quindi avete questa roba qui. Quindi questo fatto implica, ma questo potete scrivere come la funzione è pari, questo è uguale a due volte l'integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto x quadro più 1 al quadrato in dx. Questo fatto implica che l'integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto x quadro più 1 al quadrato è uguale a pi greco 4. D'accordo? Una capola che si integra. Andiamo a sostituire là dentro. Vi trovate, ragazzi? Andiamo a sostituire, quindi questo è uguale. A 2 pi greco. Questo viene meno pi greco 4 più i pi greco al quadrato pi greco al quadrato ottavi meno i pi greco al quadrato ottavi, questo che si definisce uguale a meno pi greco 4. Ci troviamo.
integrale tra 0 e più infinito del logaritmo di x fratto x quadro più 1 in dx è uguale a 0. L'integrale tra 0 e più infinito. Togli una sbaglia, non ho. Di logaritmo di x fratto x alla quarta più 1 in dx è uguale a primo al quadrato fratto 8 sul radical 2 per radical 2 sotto sotto. Poi l'integrale tra 0 e più infinito del logaritmo al quadrato di x fratto x quadro più 1 di x è uguale di greco al cubo fratto 8. L'integrale tra 0 e più infinito del logaritmo al quadrato di x fratto x al cubo più 1 in dx è uguale a 3 radical 2 di greco al quadrato fratto 64. Adesso, ragazzi, non sono sicuro di uscire la cosa, controllate quelli di non sono sicuro sia 64. D'accordo?